Buongiorno artisti, oggi vedremo cosa fare per avere delle piante di zucchine a crescita rapida e molto produttive. Ma prima, sigla. Eccoci qua, ci troviamo di fronte a una proda con una serie di piante di zucchine. Come potete vedere, le piante sono ancora piccole e per accelerarne la crescita e quindi per arrivare in produzione molto più velocemente, una cosa da fare sicuramente è quella di eliminare i fiori maschili e i fiori femminili, ovvero i fiori femminili sono appunto le zucchine piccole, come questa qui e questa qui. Ora, se noi lasciassimo andare questi fiori a maturazione, la zucchina verrebbe impollinata e di conseguenza crescerebbe e assorbirebbe tutta l'energia della pianta. Essendo piccola, la pianta della zucchina rallenterebbe di molto la sua crescita e quindi le produzioni successive potrebbero essere scarse o quasi nulle. Quindi in questa fase che cosa succede? Bisogna sacrificare qualche zucchina e qualche fiore maschile. I fiori maschili invece sono questi, quelli senza zucchina nel basso, quindi soltanto con lo stelo. Quello che farò io qui appunto è questo: andrò a rimuovere, mi piange un po' il cuore, però lo faccio per una maggiore produzione dopo, perché la pianta crescerà molto più velocemente così. Quindi andrò a rimuovere questi fiori, quindi sia fiori maschili che fiori femminili. I femminili, ripeto, sono quelli con la zucchina sottostante. Lascerò i fiori più piccoli e andrò a togliere nel caso più avanti. E perché anche i fiori maschili in questa fase, soltanto in questa fase, tendono anche loro ad assorbire energia alla pianta. Facendo queste piccole, chiamiamole potature, otterremo, come ho detto, una crescita accelerata della pianta. E nell'arco di pochissimo tempo avrete una produzione degna di nota. Quindi fatelo quando sono ancora piccole e otterrete, insomma, un buon risultato. Bene, spero che vi sia piaciuto questo video. Parlerò poi in altri video di come curare le zucchine e quali metodi naturali si possono usare. Ti salutiamo, a presto, ciao ciao.